Passiamo in un'altra zona, si chiamano Venetians. Perché sono sei isolette artificiali su questa via che si chiama Venetian Way. Partiamo subito da qua. Il primo complesso residenziale che si incontra su queste isolette si chiama Bella Isla. È nuovo, è stato aperto da circa un annetto ed è composto da tutte queste palazzine che sono di 5 piani, ognuna con piscina, palestra, eccetera, eccetera. Guardate quelli in alto che hanno addirittura una scala a chiocciola per andare nella parte sopra, e sono complessi residenziali di 4 palazzine. È una cosa molto particolare perché le case non sono in vendita, sono solo in affitto. Ho guardato sui vari siti e non ce n'è neanche una disponibile. Parliamo di costi alti, dai 3.000 ai 7.000 dollari al mese per gli appartamenti. Ce n'era uno, one bedroom, molto piccolino, a 4.500 dollari, che è l'ultimo che è stato affittato qualche settimana fa. Mentre là dietro, quella penthouse là, adesso vi dico tutto, però ve la faccio vedere dal basso. Quindi, quella penthouse là, quell'attico là, in questo momento è libero e c'è un annuncio per un affitto e ci vogliono 35.000 dollari al mese. Mentre questo è l'ingresso del condominio che vi dicevo prima. Ma parliamo d'altro, andiamo sulle Venetian. Cosa importante, è una via a pagamento, in fondo c'è un casello, quindi si paga il transito, e ci sono due ponti che si aprono ogni ora e mezza, se non ricordo male, per far passare le barche nella baia. E gli orari sono prestabiliti dalle 7 della mattina ogni ora e mezza, roba del genere mi pare. E quelli sono interessanti da vedere ogni tanto, pesanti quando c'è da aspettare. Inoltre è una via dove c'è spesso, come in questo caso, la polizia a controllare. Spesso, direi praticamente sempre. Ogni volta che si fa avanti e indietro si trova almeno una o due macchine della polizia. Sì, super sorvegliata. Per turismo, se venite a Miami Beach, io vi consiglio questo hotel. Ok? Si chiama Lo Standard per due motivi, anzi ve li faccio vedere i motivi. Io ci vengo spesso, ovviamente non a dormire, ma per questo. Dietro di qui troveremo un bar e un ristorante e potete venire serenamente anche se non siete ospiti dell'hotel, e c'è la piscina, una sorta di lido, quello non so se si può entrare senza essere ospiti dell'hotel. Penso che pagando si possa risolvere la situazione. Affaccia sulla baia e anche una parte sul downtown, infatti ve lo consiglio al tramonto. Secondo me questo hotel è una validissima alternativa rispetto a quelli sulla spiaggia South Beach, che sono, secondo me, insomma, hanno rotto un po' le scatole, nonostante ce ne siano di belli, tipo il Setai o altri, però secondo me sono una roba un po' trash per chi vuole solo far vedere i soldi, però è la mia opinione. Ho
Oh, un Hummer elettrico, io non l'avevo mai visto questo. Quanto sarà l'autonomia di un Hummer elettrico? Peserà 3 tonnellate, non lo so, forse anche di più. Vabbè. Questa villa qui, sì, ok, ovviamente enorme, ovviamente spettacolare, ovviamente tutto quello che volete. Guardate, bello, il campanello dei film americani. Ok, questa villa in vendita, 38 milioni di dollari. 38 milioni di dollari. Adesso vi mostro una cosa interessante. Questo è il camioncino che spesso si vede nei film dove c'è la pausa pranzo. Quindi lui si fa tutto il giro dei cantieri della zona in base, penso, anche a delle ordinazioni, eccetera, per consegnare il cibo nelle varie pause pranzo. Allora, questo è un vialetto, non potrei entrare, vabbè, ma prendiamo dei rischi. Approfittate a questo punto, mettete un mi piace al video e lasciate un commento. E se non siete ancora iscritti al canale, beh, dai, dai, tasto iscriviti, è lì. Totalmente gratuito, totalmente gratuito, e vi ringrazio. Andiamo avanti. E rende l'idea del perché la gente voglia comprare le case qui, perché ovviamente quelle sul perimetro delle isole hanno l'affaccio sul mare, moltissime con il posto barca, eccetera eccetera eccetera. Ed eccoci qua, si vede una vista meravigliosa del downtown, della baia, dell'altro ponte, e vedete, adesso qui si vede poco, siamo sfortunati, non c'è neanche una barca qui, qui però c'è un moletto interessante, e insomma, vabbè, piscina, adesso non voglio essere troppo invasivo, lì c'è una piscina, lì c'è un'amaca, va bene, diamo via prima che chiamino la sicurezza, giustamente vedersi uno che fa delle riprese dentro casa per far vedere una piscina, magari non è proprio il massimo. Ovviamente non ci sono solo ville da 20, 30, 40 milioni, ma ci sono anche ville normali che sono qui da tanti anni, ed è il motivo per cui alcune volte vengono comprate le case, i terreni, buttate giù e rifatte le ville a proprio gusto, piacimento, design, eccetera, eccetera. Ma questa è chiaramente una casetta normale, ha un valore enorme in questo momento perché affaccia sull'acqua. Bellissimo passeggiare qui, c'è questo vialetto tutto abbastanza curato. La particolarità, secondo me, delle isole Venetians è che ci si trova in un luogo da film, no? Meraviglioso, secondo me, passeggiarci e fare sport. Sono tantissimi che fanno sport. E i vialetti, vedete, super curati. Sembra di essere in un film. Se volete la zona, siamo qui. L'isola è la Rivo Alto e questo è l'indirizzo. Se volete invece comprare la villa da 38 milioni di dollari, scrivetemi nei commenti, qualcosa lo organizziamo, eh! È una camminata abbastanza lunga e interessante. Ci sono anche degli spot interessanti per Instagram. A proposito, se non mi seguite, Chris Galbiati. Ad esempio questo. Questo è abbastanza famoso ed è uno spot interessante perché... E babam! Si può vedere un bello scorcio del downtown con le navi da crociera, ad esempio tre in questo caso, e it's not bad da questa parte. Di là proviamo a attraversare senza farci ammazzare. Dicevo, dall'altra parte idem con il resto del downtown, in questo caso Edgewater, e si va verso Midtown. Molto interessante anche il secondo ponte che collega Miami a Miami Beach, in quel caso va verso North Beach, però super. E qui si può vedere meglio il beneficio di avere una casa sull'acqua in queste isolette, cioè
questo va bene, è proprio sulla strada, però è una super villa, mentre più si va in là più diventa difficile, insomma, essere visti, ecco, mettiamola così. Qui siamo proprio nel cuore delle Venetian, che sono tre isolette: la Rivo Alto, la Dilido Island e la San Marino Island. In coda, quindi proprio prima del ponte che porta a Miami, ci sono dei condomini dove, diciamo, si può anche pensare di viverci, ecco, con cifre normali. Questa è l'ultima delle isolette direzione Miami. Ci sono rimaste queste vecchie palazzine che stanno pian piano ristrutturando e poi quel condominio famoso per il trailer di GTA. E a proposito di GTA, ok, da questo video avete capito che quando cercherete delle macchine costose, veloci e tutto, dovrete venire su questa parte di Miami. E poi sarà interessante perché i ponti permetteranno di fare dei salti immensi, eccetera, eccetera. Ultimo spot. Macchina della polizia sempre presente anche qui in questo parchetto, e qui interessante, sempre lato città. Quella è Jungle Island, che è un parco giochi più che altro per bambini, con degli scivoli e delle piscine, ma ci sono anche degli animali. Con alle spalle il downtown si trova questa spiaggetta, si chiama Joya Beach, ed è un posto molto carino dove andarci, sia per dei drink sia per delle serate. Soprattutto nel weekend, perché qui passano un sacco di yacht, navi, eccetera. La struttura che vedete alle mie spalle è il pedaggio, è dove finisce, diciamo, Miami Beach e inizia Miami, ma quello sarà il prossimo video. Una cosa importante: ricordatevi, quando passate sotto questi pedaggi non vengono accettati contanti, non c'è la possibilità di pagare cash e non c'è neanche la possibilità di pagare a qualcuno con la carta. Si paga solo via targa o dal sito, oppure con un apposito, diciamo, Telepass. Vi ringrazio di aver visto il video fino a qui, spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!